Continuiamo ad avvicinare la sorgente a B, quindi prima era nel fuoco, nel primo fuoco F1, adesso la portiamo ancora più a destra, cioè più vicina alla lente. Tracciamo i tre raggi soliti, raggio blu, parallelo all'asse ottico, passa per il secondo fuoco, raggio verde è quello che passa per il primo fuoco, possiamo immaginare che provenga da qua giù, in realtà esce da B, immaginiamo che provenga da qua, arriva sul piano della lente e procede orizzontalmente parallelo all'asse ottico. E infine il raggio giallo, che è quello che passa per il centro della lente, procede indisturbato. Come si vede, i tre raggi, i raggi cosiddetti rifratti, divergono, cioè si allargano. Guardandoli da questo punto di vista, cioè da un osservatore che si trova qui a destra, l'osservatore e il cervello dell'osservatore ha l'impressione che questi tre raggi divergenti provengano da uno stesso punto che il cervello ricostruisce geometricamente attraverso i prolungamenti geometrici all'indietro dei raggi che arrivano. Questi sono i raggi veri. Prolungando all'indietro i raggi veri, quindi facendo una costruzione puramente geometrica virtuale, questi prolungamenti si incontrano nel punto B' e l'osservatore ha l'illusione che la sorgente luminosa si trovi in B', cioè sia a primo B'. Questa in realtà è un'immagine virtuale. La sorgente vera sta qui, ma l'impressione è che l'illusione è che la sorgente si trovi qua. In realtà è solo l'immagine virtuale, perché qui non arrivano i raggi veri. I raggi veri non si focalizzano mai, in quanto si allargano tra di loro. Invece qui arrivano soltanto i prolungamenti all'indietro, che è una costruzione puramente geometrica. Quindi questa immagine è virtuale, è ingrandita e è diritta. E questo è esattamente il funzionamento della lente di ingrandimento. Per esempio AB, la sorgente vera, è una piccola lettera, una piccola scritta che si trova su un foglio. Il foglio sta qua. Quindi questo è il foglio e questa è una piccolissima scritta, per esempio una lettera alta, diciamo, un millimetro. Allora l'osservatore guarda da questo punto di vista, da destra, mette tra il foglio di carta con la piccolissima lettera scritta, ci mette tra il suo occhio e il foglio di carta, ci mette la lente convergente. E l'osservatore ha l'impressione che questa piccolissima lettera in realtà si trovi qua e sia ingrandita. Quindi in questo modo può leggere meglio la lettera, cioè ha usato la lente come lente di ingrandimento. La lente ha ingrandito questa scritta molto piccola, permettendo all'osservatore di leggerla meglio perché è più grande. Dunque l'osservatore vede la scritta come se fosse dietro al foglio vero. L'osservatore è qua, qui c'è il foglio vero, è come se la scritta fosse più dietro rispetto al foglio vero e sia ingrandita. Questo è il funzionamento della lente di ingrandimento.